Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi vi faccio un ennesimo tutorial sulla bombatura. So di averlo già fatto, ma comunque molti di voi mi hanno mandato diversi MP dicendomi che purtroppo non hanno ancora capito bene, ancora la bombatura gli arreca delle difficoltà. E tra l'altro molte invece mi hanno mandato degli MP dicendomi che si trovano in maggior difficoltà a creare la bombatura sulle unghie a mandorla rispetto all'unghia quadrata. Non riescono bene ad inquadrare come si possa fare la bombatura su questa forma di unghia rispetto invece alle altre. E in più mi chiedono di far vedere un video sulla bombatura molto lento, di modo da poter vedere per l'appunto i movimenti ancora più lentamente. Allora, partiamo dal premesso che, dalla premessa, scusate, che adesso è estate e purtroppo tutti i gel tendono a fluidificare tantissimo e quindi si fa più fatica giustamente a lavorare e riuscire a fare delle buone bombature. Quindi, innanzitutto vi consiglio di preferire dei gel più densi, di viscosità alta in questo periodo, a differenza di quelli di viscosità media oppure bassa, bassa proprio è la peggiore in assoluto. Io la bassa non la amo, non la uso né d'estate né d'inverno. Vi consiglio sempre delle densità medie oppure alte, o medio-alte, dipende anche un po' che marche andate ad usare. Voi sapete che io uso Special Nails e Special Nails ad esempio crea delle densità solo medie oppure alte. Però fate attenzione sempre quando cercate un gel a queste specifiche per trovare comunque la densità che vi aiuta a lavorare meglio. È ovvio che una bombatura fatta con un gel di densità alta è sicuramente più facile rispetto a un gel di densità bassa che vi scappano ogni dove. Allora, io la dimostrazione oggi ve la faccio vedere con il Builder Clear di Special Nails. Lo so, io scrivo sempre sopra i vasetti, così dall'alto li distingo. L'unghia, vabbè, è stata preparata, limata, faccio un conto di fare un refill, ma comunque la bombatura è completamente assente e la dobbiamo andare a fare. Quindi, partendo da questo presupposto che noi partiamo, facciamo la nostra unghia e tutto, facciamo finta, insomma, di aver messo il primer, di averlo fatto asciugare 2 minuti all'aria o in lampada, come preferite, come fate meglio. E di aver steso il gel di base, perché comunque i builder vanno preceduti ad una base per creare maggiore aderenza, questo sempre e mi raccomando, perché parliamo di metodo trifasico, quindi preceduti da una base e seguiti da un finale, un lucidante finale. Quindi mi raccomando, questi passaggi sono i passaggi giusti del metodo trifasico. Ok? Io adesso non sto sulla mano finta a farvi vedere il passaggio del primer della base, vado direttamente con il costruttore. Come sapete io uso lo spot e quindi ve lo vado a usare anche in questa occasione. Sappiate che purtroppo con il caldo i gel tendono ancora di più a fare le bollicine, quindi cercate sempre di prelevarli con molta calma, a paletta, senza girarli troppo all'interno del barattolo. Cercate di fare, insomma, di prelevarli con un po' più attenzione rispetto all'inverno, perché in questo periodo è anche peggiore il difetto che vi fa. Allora, andiamo a prelevare sempre. Adesso, per esempio, il mio è pieno di bollicine perché purtroppo prima l'ho travasato. Quindi portate pazienza, le vedrete, ma se vi capita di travasare dei gel, ve lo dico perché visto che siamo in argomento, travasateli il giorno prima, mai il giorno stesso, perché purtroppo poi queste micro bollicine che si fanno, vedete, poi ci mettono un bel po' ad andare via. Allora, andate a prelevare. Come vedete questo gel qui, ad esempio, questo per farvi capire le densità, di solito è duro come il marmo d'inverno, adesso invece è di una densità, fluidifica, scusate, ed una densità che comunque ci permette di lavorare già lo stesso abbastanza bene. Se fosse liquido sarebbe già scappato in ogni dove. Allora, andiamo a prelevare sempre la nostra pallina di gel. Mi raccomando, la bombatura deve essere sempre proporzionata alla lunghezza dell'unghia e quindi anche la pallina che preleviamo deve essere già
di una grandezza sufficiente per quello che sarà la lunghezza della nostra unghia. Qui stiamo venendo a parlare di un'unghia di diciamo lunghezza media, quindi né corta ma neanche troppo lunga. Prepariamo la nostra pallina, la mettiamo sul punto di stress come solito, da lì la lasciate e non la spostate più, ok? Adesso provo a lavorarla nel laterale, che forse vedete meglio. La lasciamo lì, non la spostiamo e cominciamo a portarla lavorandola dai lati, quindi io al centro non la tocco più. La spostiamo nei lati di tutta l'unghia. Usate lo spot della parte più grande. Se vi aiuta meglio, giratelo dalla parte piccola per arrivare proprio per bene nei contorni dell'unghia. Perché l'errore di tante è rimanere troppo di sotto. Invece vedete, con la punta piccolina riuscite tranquillamente a portare il gel anche vicino. Dai lati sempre, senza spostarla mai dal centro, andate a prelevare il gel sufficiente che vi permette di andare a coprire anche la punta. Mi raccomando, cosa molto importante e fondamentale, anche qui isolate già bene le punte delle unghie con tutti i gel che mettete, non solo col finale, ma con tutti i gel che andate a mettere. Ecco, come vedete io dal centro non l'ho spostata in nessuna maniera. Ok? La vedete? Questa qui diciamo che è la bombatura proporzionata per questa lunghezza di unghia. Ok, come solito capovolgete, picchiettate le solite tre volte, 1, 2, 3, rigirate e mettete in lampada. Ok ragazzi, mentre aspettiamo il tempo di catalizzazione del gel, che vi ricordo con questo gel sono 2 minuti perché è un trasparente, vi voglio fare una parentesi sul fatto che mi mandate molto MP per l'appunto perché mi dite che i gel sono difficoltosi da lavorare d'estate e mi chiedete se è possibile metterli in frigo per riuscire comunque a tenerli un po' più sostenuti. Allora, in frigo sì, in freezer assolutamente no, perché ne ho sentite di alcune che li hanno messi in frigo e in freezer, scusate, e li hanno alterati, li hanno rovinati, perché poi quando si è sghiacciato purtroppo il gel è risultato rovinato. Quindi in frigo un 30 minuti prima della ricostruzione li potete tranquillamente mettere, non si rovinano, non si alterano. Conservateli sempre in delle scatole al buio, così vi dureranno di più e prenderanno meno il calore, vi rimarranno insomma un pochino più compatti. E preferite magari dei gel. Se sono densi vanno bene anche i barattolini, quelli di plastica. Se sono invece più fluidi, preferite il packaging, questi qui in alluminio, perché comunque vi fanno evitare che i gel trabordino anche dai lati, cosa che purtroppo d'estate succede molto molto di frequente ed è veramente una cosa pessima, perché proprio buttate via del prodotto e in più riducete i piani di lavoro dove li conservate proprio a una schifezza. E quindi cercate di preferire quello. Se però il gel è un gel denso, come può essere ad esempio io uso il One Fast Pink One, che è in barattolino appunto di plastica come vedete, però essendo un gel denso non cola, vedete? E quindi comunque non arriverà mai a trabordarvi al di fuori del vasetto. Queste qui sono cose molto importanti d'estate. Perché comunque d'inverno non vi succede assolutamente questa cosa. Allora, la nostra bombatura ha catalizzato quello che doveva, la nostra unghia e tutto il resto. Adesso sgrassiamo. In questo passaggio potete sgrassare tranquillamente con l'alcol etilico, quello rosa normale. Però mi raccomando, mai sgrassateci il lucidante con l'alcol, altrimenti vi rimane meno lucido. Puliamo con la lima, abbassiamo i laterali della nostra unghia. Mi raccomando, i laterali nella mandorla devono essere ben abbassati, perché altrimenti, a differenza della quadrata, sono ancora più brutti da vedere se non sono stati abbassati bene.
sfinate proprio per bene il giro cuticolo. Sfinate per bene la punta. Se avete fatto il French sotto, mi raccomando, prestate attenzione a questo passaggio. La punta bella sottile, ma mi raccomando non troppo, altrimenti purtroppo lunga che vi si va a rompere. Come vedete la bombatura io la circuisco, ma non la sto limando. Limatela solo nel caso che vi sia venuta troppo esagerata. E comunque imparate ad usarla, perché comunque se fate delle bombature esagerate e poi le andate a portare via con la lima, significa che insomma buttate via anche tanto prodotto e questo non va bene. Eccola qui. Questa qui è la bombatura, diciamo, proporzionata per questa lunghezza d'unghia. È quella che la andrà a proteggere da eventuali urti o botte. E che vi permetterà che l'unghia duri tranquillamente un mese e poi voi facciate il refill. Ok, spero che sia tutto chiaro. Che i passaggi più lenti ho visti magari sulla forma mandorla abbiano chiarito tutti i dubbi degli MP che ho ricevuto ultimamente. Vi mando un grosso bacio, se avete qualsiasi tipo di dubbio, mi raccomando, come solito, un MP o scrivete qui sotto il video. Baci, ciao a tutte!